che sta facendo? Sto colorando Elsa. Auri! Che stai facendo nella tua cameretta? Ah, fammi andare a controllare. Ciao, Luigini! Oh, finalmente anche questa lunga giornata è terminata. Ed è arrivato il momento di andare a letto! A dormire, la mia parte preferita della giornata. Aurora, quando ti chiamo sei pregata di rispondere. Ma non ti sei ancora messa il pigiama? Cosa stai facendo? Sto finendo di colorare un attimo un disegno. Poi metto il pigiama. Stai tranquilla, non preoccuparti. Aurora, ma non puoi farlo adesso. Devi andare assolutamente subito a letto. Sai domani che giorno è? E quindi... Sai che giorno è, vero? Domani è... fammi pensare. Il 3 gennaio. Cioè, il 6 gennaio. Ho sbagliato. Esatto, esatto, Auri. E sai cosa succede il 6 gennaio? Arriva la... Bifona! Quindi devi svegliarti e andare sotto le coperte, altrimenti se ti trova sveglia non ti lascia nessun dolce. E stai già rischiando che ti porti il carbone per tutte le marachelle che hai combinato quest'anno. Guarda, sono le 11:30, Aurora, è tardissimo, sbrigati, mettiti il pigiama e fila sotto le coperte. Io intanto vado di là. E cerca di ascoltarmi, anche voi leoncini. Però a me piacciono tanto i dolci. Però una cosa, io sono messa i pantaloni, questi qui li pigiama, però questa li ho solo tenuta finché gli piace. Ora vado a letto. Oh, ecco fatto. Mike, per favore, passami il telecomando della televisione che voglio guardarmi un po' di TV. Oh, che bello! Oh, guarda Laura, guarda, e tutti i tuoi super cuscini. Aspetta, Arrivo! Oh, io già te lo dico, prevedo che questa notte russerò tantissimo e sono proprio stanco, quindi preparati a un bel... E voglio tanto vederla. Voi l'avete mai vista? Scrivete sotto nei commenti. E vi raccomando, iscrivetevi subito al nostro canale. Attivate la campanellina e mettete tantissimi mi piace. Ragazzi, io non ho sonno. Devo trovare un modo per vedere la Befana. Venite con me. Andiamo in sala e gli prepariamo lo scherzo. Però aspettate, noi dobbiamo fare piano, perché sennò la Laura ci scoprono e stanno dormendo. Eccomi le leoncini, ho preso le mie costruzioni, perché così tutte le costruzioni le mettiamo là. Poi la Befana andrà là, poi cadrà sopra e io capirò che è entrata in casa. Bau, mi raccomando, stai in silenzio, non dire niente. Allora, secondo me ti beccheranno prima o poi. Vedrai che papà e la mamma si arrabbiano. Batti da fare i tuoi, Bau. Guardate cosa qui, la mia fotocamera. E sapete cosa ci faccio con questa? Aspetto in silenzio la Befana e quando arriva gli faccio la foto. Così posso mostrare a tutti i bambini che esiste. Li preparo. La Befana.
tutte qua. Tutte le luci per Babbo Natale, ma neanche una per la Befana. Questa è la mia ultima casa, dove lascerò i dolci, o forse il carbone. Ed è la casa di due dei youtuber conosciuti. Tu, scopa magica, aspettami qua, non ti muovere. E qui dentro hai cioccolatini per tutta la famiglia. Per papà Mike, per Laura, per Aurora e anche per Pau. Ora entro e gliene porto. Prima però devo controllare che tutti dormano, altrimenti porterò solamente il carbone per loro. Sono arrivata! A casa di Amine c'è qua per terra! Questo è stato fatto! Me lo sento! Ho sentito un rumore! Forse è arrivata la Befana! Prendo la telecamera per fare subito una foto! Che ho fatto? Prendo la telecamera! Con il culo si è svegliato! Nessuno deve vedere la Befana! Devo nascondermi dietro qualcosa! Dietro un albero! Ecco Befana! Ma non c'è nessuno! Fammi andare a controllare! Qui è passato qualcuno! C'è anche il frutto della scarpa! Forse è arrivata la Befana! Voi avete visto qualcosa? Scrivetelo sotto nei commenti! Vabbè, vado via, ritorno a letto mio! Se n'è andata! Non c'è più nessuno! Per un pelo mi scopriva! Devo soltanto appoggiare queste piccole calze e me ne andrò via prima che mi scoprano! Che casino che ha combinato Pau questa volta! Appoggio qui sopra le calze! Pesano anche tanto! E in quella di Pau sapete cosa ci ho messo? Un po' di carbone! Non la trovo perché sono anche un po' cieca! Eccolo qua! Un po' di carbone! Lo metto bene in vista! Ci ho fatto anche una mia coda! Sulla mia scopa magica! Ecco Pau! Questa calza è per te! Insieme a due carboni! Stavo dimenticando le altre calze! Quella di Aurora, quella di Papà Mai e quella di Laura! E ora posso andare! Prima di andar via però c'è una tradizione della Befana! La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte! Oh, la mia povera schiena! E non ho più l'età per cantare questa canzone! Vabbè, la finirò un'altra volta! Ora devo andare, mi stanno aspettando! Ma avete sentito questo rumore? Questa volta non mi sono sbagliato, c'è qualcuno in casa! Oh, che male! E anche quest'anno è andato! La Befana! Ti ho visto! Vi faccio la foto, Lucini! Aspettami qua! Oh, che male!
lasciami dormire. Oh, certo, già pure disturbato. Ora ci metterò altri 30 anni per riprendere il sonno. Ragazzi, sei c'è una cosa importante che devo dirgli in sala. Ma diccela qua. Dai, andiamo, andiamo, cosa vuoi? Ora sono in mezzanotte, ma cosa vuoi? E tu cosa ci fai sveglia poi a quest'ora? No, no, io sono andato a dormire, mettimi in sala, ok? No, 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 fatto un'ora a fare la foto alla Befana. E poi non è la Befana, dai, è impossibile. L'hai scaricata da internet quella foto. No, papà, vedi che non sei un giandino. Quella è la Befana vera, no? Vai. Allora, mi sono appena svegliato, fammi vedere un attimo. Ah, Leoncini, in effetti ho ragione. Guardate, vi metto la foto qua. Sembra proprio... Vabbè, ci sono le nostre luci del giardino, Auri, hai ragione. Ah, quindi... Sei riuscita a fare una foto alla Befana! Wow, Aurora! Ma sei stata bravissima! Fatti 5! Wow, io da bambino cercavo sempre di fare le foto a Babbo Natale, però non ci sono mai riuscito. Adesso vediamo il video della Befana. Guardate come ti ha ascoltato! Le cazzo dei danzi! Potete finirla di fare casino, per favore? Che è mezzanotte e 10 e io vorrei dormire, sono stanca! No ragazzi, devi essere svegli però! E pure la Befana ti ha puntato anche le cance, li siete dimenticati! Ma Aurora, non potevamo farlo domani mattina questa cosa? Perché, non lo so, mi sembra alquanto strano adesso! Vabbè, Leoncini, è successo di tutto e di più. Aurora è riuscita a beccare la Befana. Ancora non ci riesco a credere. Però mi raccomando, voi lasciate tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun video. Penso che questa volta Aurora si sia davvero superata. Adesso voglio vedere una cosa, perché non riesco a capire come fa con questa fotocamera a fare le foto. È proprio strano. Ah, forse è così. Ah, così avrà fatto a fargli la foto. Poi schiaccia. Tutto questo casino? No, non ci penso neanche per un secondo a volerlo sistemare a quest'ora. Farò domani. Bau, tu ne sai niente di quello che è successo? Ah, Laura, è successo un casino! Praticamente Aurora è riuscita a fare la foto alla Befana! Ma veramente, Bau? Sì, veramente! Vabbè, non importa, non voglio neanche sapere come ha fatto a fare tutte queste cose da sola. Voglio solamente vedere i dolci che ci sono dalle calze. Laura, questa è la tua calza. Veramente? Voglio assolutamente vedere tutti i dolci che ci sono all'interno. E anche la mia. Dai, fammi vedere i tuoi, Auri. Wow, quanti? No, non ci credo, Aurora. Hai la mia merendina preferita. Posso un pezzo io? Posso? Me lo regali? Oh, grazie, Auri. Voglio questa, che la merenda. Ma oh, guarda, c'è anche la tua calza. Papà, c'è la mia calza. Però, Leoncini, perché davanti alla mia calza c'è il carbone? Io ho fatto il bravo quest'anno, non è giusto. No, hai fatto il cattivo. Ehi, come va? Oh, c'è pure la tua carbone. Ragazzi, io vi voglio salutare. Così mando tutti questi lancetti. Ciao. Poi vabbè, che devo dire? Ama gli estremi, estremi rimedi. Ci mangeremo pure il carbone. Ma che è il mio carbone?